finora abbiamo parlato di immagini monocromatiche, in questa lezione capiremo come sia possibile ottenere immagini a colori. Abbiamo visto, nella prima lezione, che il nostro occhio, per ottenere la sensazione del colore, utilizza la tecnica della tricromia RGB. Ebbene, un'immagine digitale a colori può essere codificata allo stesso modo, ovvero utilizzando tre piani colore, che nella sintesi additiva coincidono con il piano rosso, il piano verde e blu. Questo significa che i colori R, G e B, detti primari, sono utilizzati per rappresentare tutti gli altri colori, combinandoli opportunamente. Così che la totale assenza di tutte e tre le componenti rappresenta l'assenza di luce, e quindi il colore nero, mentre la presenza massima di tutte le componenti coincide con la luce bianca. Se per esempio vogliamo codificare il blu puro più luminoso, dovremo assegnare al piano B il valore massimo e azzerare i rimanenti due. Se invece voglio il giallo luminoso, dovrò combinare il rosso ed il verde, e quindi porre RG uguale al valore massimo, mentre B uguale a 0. Come abbiamo detto, per utilizzi comuni, un'immagine monocromatica, e quindi un piano di colore, ha tipicamente una codifica su 256 livelli. Pertanto, ogni singolo pixel di un'immagine a colori sarà rappresentato da 3 byte, e permetterà di rappresentare più di 16 milioni di diverse sfumature di colore, più di quanto il nostro occhio è in grado di distinguere. Ma come fare per ottenere tre piani di colore? Nel caso di fotocamere con sensore monocromatico, sarà necessario scattare tre immagini. Questo è effettivamente quanto di solito si fa in astrofotografia. Tra la camera e l'obiettivo del telescopio si interpongono uno alla volta tre filtri colorati. Dopo aver ripreso le tre fotografie, una con il filtro blu, una con il filtro rosso e una con il filtro verde, si sovrappongono con un programma di grafica che prevede un accoppiamento RGB e il gioco è fatto. La tecnica della tricromia RGB è quella che meglio riproduce il funzionamento del nostro occhio. Tuttavia, nulla vieta di utilizzare tre filtri colorati con risposta spettrale diversa da quelle standard dei nostri coni. Se ad esempio vogliamo fotografare un oggetto la cui composizione principale è data da un numero limitato di gas, come una nebulosa, possiamo scegliere di fotografare utilizzando filtri selettivi, detti a banda stretta, adatti cioè a raccogliere emissioni specifiche, escludendo gran parte dello spettro elettromagnetico. I più utilizzati sono l'H-alfa, l'O3 e l'S2, i quali lasciano passare rispettivamente le emissioni di idrogeno, ossigeno e zolfo ionizzati. Questi tre gas, difatti, sono largamente diffusi nelle nebulose, e permetteranno quindi di ottenere una tricromia che rappresenta gran parte del materiale presente in esse. Non a caso sono anche stati scelti dalla NASA per realizzare immagini con il telescopio spaziale Hubble. Qui però sorge un problema legato alla rappresentazione. L'idrogeno ionizzato emette la propria luce su una lunghezza d'onda di 656 nanometri, in teoria visibile a occhio nudo, ma non nel caso delle nebulose, dove non è abbastanza intensa per permetterci di percepirne il colore. Ci ritroviamo cioè con un sensore capace di fotografare colori che noi non possiamo vedere, ma che in qualche modo dovranno poi essere rappresentati su un'immagine finale. Discorso analogo se scegliamo di utilizzare filtri per i raggi infrarossi e ultravioletti. Come possiamo quindi riprodurli? Il problema è stato affrontato ideando alcuni metodi per combinare singoli canali a banda stretta in una tricromia tradizionale, capace quindi di mappare le informazioni raccolte e produrre immagini visibili, ma in falsi colori. Il fine è quello puramente estetico, ma risulta di grande utilità per evidenziare contrasti e intensità delle diverse componenti gassose che formano la nebulosa. Per esempio, la tecnica utilizzata da Hubble, detta appunto Hubble Palette, consiste nel trasporre l'emissione dello zolfo nel rosso, dell'idrogeno nel verde ed infine dell'ossigeno nel blu. C'è da dire che esistono anche tecniche di quadricromia, ad esempio la LRGB, dove L sta per luminanza. Si tratta di un ulteriore filtro trasparente all'intera radiazione visibile, ma in grado di bloccare infrarossi e ultravioletti, che può essere utilizzato per aumentare la qualità ottica dell'immagine. Ovviamente, quanto visto finora, non vale per le comuni fotocamere, dove con un singolo scatto si riescono a ottenere immagini a colori. Com'è possibile ciò? Per capirlo dobbiamo tornare a focalizzarci sugli elementi fotosensibili. Scopriremo così che nei sensori per l'acquisizione di immagini a colori, al di sotto delle lenti che coprono i fotoelementi, vi sono dei microfiltri verdi, rossi o blu, disposti in modo opportuno.
i quali permettono ai singoli fotoelementi di acquisire solo le lunghezze d'onda corrispondenti a uno dei tre colori primari. La modalità di posizionamento più diffusa prevede che il sensore presenti delle matrici 2x2, nelle quali siano presenti due filtri verdi, uno rosso e uno blu. Tale disposizione viene chiamata matrice di Bayer, in onore del ricercatore di Kodak che propose per primo questa soluzione. La scelta di avere due filtri verdi è legata al fatto che l'occhio umano presenta la massima sensibilità a quelle lunghezze d'onda e quindi si privilegia la qualità della ripresa a quella frequenza. Inoltre, la disposizione dei due filtri verdi sulla diagonale permette di ottenere una loro distribuzione uniforme in tutta l'immagine, così da garantirne una risoluzione spaziale costante. Con questa soluzione, come abbiamo detto, ogni singolo pixel restituisce il valore di luminosità di uno dei tre colori primari. Al fine di ottenere gli altri due valori cromatici, si possono eseguire delle operazioni di interpolazione, utilizzando le informazioni provenienti dai pixel adiacenti. Chiaramente, così facendo, si introdurranno delle approssimazioni, che vanno a degradare la qualità dell'immagine. Tuttavia, questa tecnica, acquisendo contemporaneamente le immagini legate ai tre colori, riduce nettamente i tempi di elaborazione, permettendo così di ottenere anche immagini di oggetti in movimento.